Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la review del nuovo TOTS, del TOTS secondario di questa settimana, ovvero il TOTS... Ragazzo si chiama? Della Saudi Professional League, ovvero il campionato... arabo, pare di sì. Di conseguenza, oggi andiamo a parlare di quali pick troverete tutti quanti, dei TOTS garantiti sicuri, perché nessuno troverà Premier, troverete tutti Andallà, Giovinco, Romarinho. No, a parte gli scherzi. Comunque sia, ci sono delle carte interessanti, delle carte che potrebbero essere utili in termini di ibridazione, di magari campionati strani, o robe un po' più forfano, magari robe un pochino più divertenti. Di conseguenza andiamo ad analizzare queste carte, vediamo quali sono valide, quali non lo sono, solito, insomma, analizziamo l'interno. Promo, sia SBC che obiettivi, che giocatori che trovate nei pacchetti, e vediamo insomma come sono queste carte. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto, lasciate 1500 like per questo video, scrivetemi nei commenti se c'è qualcuna di queste carte che vi interessa o che vi sembra interessante. Passate da Instagram, dove faccio le squadre, dove comunque faccio review di vari giocatori. Le review, ragazzi, che non vedete qua su YouTube, le ho fatte su Instagram, quindi se manca una carta qua è sicuramente su Instagram. C'è una categoria, si chiama Quick Review, la trovate nelle categorie salvate, dove potete recuperare tutte le review che ho fatto su Instagram. Stessa cosa per Twitch, invece su Twitch lì faccio un sacco di altra roba. Se volete vedermi giocare la Weekend League, aprire i premi, fare le squadre in live, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di iniziare però, ragazzi, ci tenevo a ringraziare Xiaomi perché mi ha mandato il nuovissimo, ragazzi, Mi 10 Pro, che vedete qua insieme a me. È un telefono veramente assurdo, l'ho già unboxato perché l'ho unboxato in live, ho ancora la scatolina, però non ho potuto attendere di registrare il video perché non vedevo l'ora di provarlo. Una delle cose che ho amato di più, per quanto magari anche tra le meno importanti, è la ricarica 65 watt che ha questo telefono, che subito trovi questo ricaricatore integrato all'interno del pacchetto. Ho ricaricato da 0 a 100% in tipo 20 minuti, adesso non ho il numero esatto, però in pochissimo, e la cosa mi ha stupito in maniera esagerata. C'ha la ricarica wireless, è 5G, 108 megapixel, puoi fare i video in 8K, Qualcomm Snapdragon 865, è un telefono veramente assurdo con delle prestazioni incredibili. Vi consiglio di andare a buttarci un occhio sul sito di Xiaomi. Sempre con loro, ragazzi, ragazzi, stasera fra un'oretta e mezza, verso le 8:30, saremo live su Instagram, quindi seguite me e Xiaomi Italia su Instagram perché saremo live, risponderemo alle vostre domande, ci faremo una chiacchierata, quindi se volete partecipare è un modo per farci due chiacchiere in compagnia. E grazie ancora per il telefono. Partiamo dalla prima carta, che è Christian Guanca, uscito come SBC, carta che comunque a livello di richiesta, di realizzazione della sfida creazione rosa, non costa tanto, chiede una squadra 84 con un Team of the Week o un momento Team of the Week e un giocatore argentino con 65 d'intesa, quindi di base non è sicuramente una carta costosa, quindi fattibile. Quindi sotto quel punto di vista diciamo che secondo me 50k ve la cavate. Poi vediamo però la carta nel dettaglio. Ha 3 di mossa abilità, 3 di piede debole, 1,78 m, alto normale di work rate che potrebbe penalizzarlo. Poi parliamo comunque di una carta molto molto veloce, di una carta che è molto bravo a finalizzare, 93 finalizzazione, 90 di potenza tiro, e è super agile, dribbling ce l'ha, è forte fisicamente, è resistente, non è male sotto molti punti di vista. Poi a livello di passaggio, a parte visione e passaggio corto, il resto è abbastanza imbarazzante, non ha un equilibrio proprio assurdo. Poi ha 3 di piede debole, 3 di mossa abilità, sicuramente... L'unica posizione in cui lo userei personalmente è la tre quarti, perché come trequartista magari col work rate può starci, è comunque un finalizzatore, un buon velocista, è agile, forte fisicamente, però poi non lo userei personalmente neppure lì, perché ha 3 piede debole e 3 di mossa abilità che lo ammazzano e lo rendono il classico giocatore che sa tirare solo di mancino, non sa dribblare, quindi è prevedibile, sai che dovrà girarsi sempre su quel piede. Poi a livello di trades, cioè sì, il tiro di esterno, che questo un pochino lo aiuta, quindi magari anche quando va a destra potete cercare il tiro col mancino, e ha il tiro da fuori. Non è malissimo a livello di budget, ma con i TOTS che stanno uscendo per me questo non ne vale la pena. Poi ripeto, costa 40k, se volete farvi una squadra per divertimento, insomma, potete buttarci dentro quello che volete. Nelle sfide invece ci hanno buttato dentro Romarinho, Team of the Season... so far, ma tra l'altro mi si era buggato e mi aveva sbloccato qualcosa, io mi ricordo. Ecco, mi ha sbloccato questa, ragazzi, ma io non ho mai giocato Squad Battles. Me l'ha sbloccata giocando in Food Champions, non chiedetemi perché. Però non so se è un errore di scrittura o se mi si è buggato a me, fatemi sapere nei commenti. Però mi ha sbloccato sto obiettivo senza aver mai giocato una Squad Battles nelle ultime settimane, tranne per quittare, per recuperare un'espulsione. Boh, vabbè.
Samba in Saudi, segna, fornisce assist in 4 vittorie rivals usando brasiliani, direi che è facile, io Neymar. Fornisce un assist in 3 partite rivals differenti usando giocatori con punteggio o mossa abilità di minimo 4 stelle, anche questo è abbastanza facile, direi che molti giocatori ormai hanno questa capacità o comunque basta alla fine posizionare, cioè in realtà. Fornisci un assist in 3 partite rivals differenti usando giocatori con punteggio o mossa abilità di minimo 4 stelle, direi che questo è anche molto facile. Segna in 3 partite squad battles differenti a livello esperto o superiore usando giocatori della Saudi. Questo è già un po' più rottura di palle, però alla fine si tratta di giocare in squad battles a esperto, quindi penso che chiunque sia in grado di fare questo obiettivo. Direi che per gli obiettivi che leggiamo, in ogni caso è worth perché l'impegno è veramente basso. Sì, magari sono 12 partite complessive più o meno. Sì, magari potete anche cercare di mischiare gli obiettivi e le fate più o meno in 7 partite, cioè 7 partite credo che sia il minimo per fare questo coso. Però direi che per questo numero di obiettivi per me può starci, poi vi dà 1200 punti per la stagione, quindi bene o male ci sta. Adesso poi andiamo a vedere la carta però nel dettaglio. Eccolo qua, Romarinho, 1,74 m, alto normale, 4 di mossa abilità non è male, purtroppo 3 di piede debole, già questo non vi fa identificare questo giocatore come non meta, non è meta, perché nel momento in cui ha 3 di piede debole, ve lo spiego ragazzi, in sostanza quest'anno per il meta cos'è? Il meta sono tutte quella serie diciamo di cose, per semplificarlo al minimo, che funzionano su FIFA, quindi come se fossero delle mosse di scacchi. Voi sapete che per segnare di meta a meta dovete tirare sul primo palo con un certo numero di tacchette, dovete fare un certo tipo di finta, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta quella serie di cose che funzionano sono il meta. E per essere un giocatore meta deve avere delle caratteristiche che lo rendano adatto al gioco. Ok, penso di averlo spiegato bene. E per essere meta, ma proprio. Cioè, neanche 4 piedi deboli andrebbe bene, ci vorrebbero 5 per essere meta puro. 4 è accettabile, 3 no. 3 per me è un giocatore con 3 di piede debole, come attaccante non è utilizzabile. Però vediamo le statistiche. Comunque è molto veloce, è un gran finalizzatore, posizionamento offensivo è ottimo, ha una buonissima potenza di tiro, il tiro al volo e i rigori sono ok, un po' male il tiro dalla distanza, a livello di passaggi ha il passaggio corto, che è forse quello un po' più importante, la posizione di punizioni, però poi manca tanto di visione. Ha abbastanza effetto, pecca in cross e passaggio lungo. A livello di dribbling è una trottola, super agile, anche equilibrio direi fantastico. Dribbling ci siamo, controllo palla e reattività un po' meno. È sicuramente super resistente, a livello di forza fisica niente di che, quindi, cioè normale, regge, non regge. E poi comunque è un dribblatore veloce, non ha nessun altro trait, alto 1,74 m. No, per me questa carta non è utilizzabile. Ci fosse stato ancora. Se non sbaglio, Eto'o giocava nel suo stesso club. Gioca nel Al-Ittihad. No, mi sa che mi confondo col logo. Vabbè, no, Eto'o non ha giocato in questo club. E direi che. No, non è utilizzabile, ragazzi. Poi, vabbè, se lo sbloccate, volete usarlo per divertimento, fatelo ancora una volta. Ma non è meta. Perché almeno avessi avuto 4 piedi deboli, avrei detto ok. Però con 3, ragazzi, può tirare solo col destro. Insomma, questo qua è il team of the season della Saudi e nulla, ovviamente ci dovevamo buttare dentro un team of the season del genere per andare a contrastare quello della Premier, era scontatissimo. Però un paio di carte interessanti ci sono. Partiamo dal portiere che è Al-Mayouf. E insomma, come la commento questa carta? Alcune statistiche sono ok, ma un 84 al 5 di maggio. Team of the season. Andiamo avanti. Maicon, 1,91 m, normale alto, 66 accelerazione. Andiamo avanti. Igor Rossi, 66 accelerazione, 63 velocità scatto, 45 agilità, 50 di equilibrio, 85 di overall. Al-Ghanam, 1,74 m. Questo è utilizzabile sulla carta, però 2 di piede debole, arabo, alto normale, 77 intercettazione al 5 di maggio. Amrabat, 4 mossa abilità, 2 di piede debole. Statistiche davvero incredibili, però 2 di piede debole.
Petros, questo penso che sarà il mio tipo, la mia review più veloce della storia. Cioè, sono scarsissimi. Tre piede debole, tre mossa abilità. Vabbè, questo è un mediano. Normale, normale, non un work rate ideale. Dai, dacci qualche cosa di buona. Contrasto piedi 91, 91 intercettazione, fanculo a lettura difensiva che la rovina. Questa carta non sarebbe stata male con un po' di lettura difensiva. Diciamo che almeno questa è utilizzabile, bisogna vedere quanto questa lettura difensiva incida, considerando che è anche normale normale, quindi qualche volta magari rimarrà indietro e non gestirà bene le azioni difensive, però magari con resta dietro in attacco non si sente quello. Lettura difensiva è la cosa che potrebbe peccare un po' di più, perché poi statisticamente parlando in difesa per il resto è una buona carta, ovviamente non ha nessun trait. E questa è utilizzabile, dai. Posso dire utilizzabile perché comunque è veloce, il dribbling è buono. Fisicamente è ok, difensivamente è forte, a parte la lettura difensiva, resistente, passaggio è molto buono. Quindi diciamo che mediamente forse questo potenzialmente potrebbe essere usabile, utilizzabile, per comunque il prezzo che costa, costa 30k, le carte che abbiamo visto finora costavano tutti 11, 20, 30.000 crediti, quindi parliamo di carte veramente di prezzo bassissimo. Poi abbiamo Anselmo, mediano, vediamo se questo ci dà qualche gioia, normale alto, ok, 3 mossa abilità, 2 di piede debole. Poi però difensivamente parlando è sicuramente buono perché ha tutto dall'86 in su escludendo comunque il colpo di testa, la resistenza è 99, la forza fisica è 96, il passaggio è buono, è veloce, ma questa è una bella carta, nel senso non è... è comunque Gullit Gang, costa 120.000 crediti, per questo tipo di campionato non li spenderei mai, però in una squadra magari full Brazil o in una squadra in cui si inserisce bene o come super sub perché tanto scenderà di prezzo, potrebbe essere una carta carina, niente di incredibile, secondo me in game, non ho grosse aspettative, il due piede debole e... bene o male, in realtà quasi solo quello, forse l'agilità sono le uniche pecche di questa carta. Poi vabbè, tre mossa abilità un mediano, non è che ci mettiamo a fare le biciclette a centrocampo, cioè io sì, però nel senso chi gioca in maniera intelligente non lo farebbe. E quindi è ok, viste le carte che ci sono, direi che questo è abbastanza consigliato, dai. Poi abbiamo Carlos Eduardo, 3 di mossa abilità e 4 di piede debole. Ho dato un pugno al microfono e lo lascerò perché è divertente. 80 accelerazione, 60 equilibrio. Andiamo avanti. Giovinco, questa è una carta che sono curioso, sono abbastanza curioso. Costa 530k per Giovinco, mi sembrano un po' tanti nel campionato cioè della Saudi, mi sembra un po' tanto, però 4 massività, 4 piede debole. Eh sì, questa carta è forte. Mannaggia. Ha tre caratteristiche sotto al 90, no, 4. 4 car scusate. 4 caratteristiche sotto il 90 tra velocità, tiro, passaggio e dribbling. Cioè, 3-4 categorie, ha 4 caratteristiche sotto al 90 con minimo 83. Quindi, di cui il cross, di cui ci frega abbastanza poco, e i rigori, idem. Per cui, assolutamente carta super. Cioè, non c'è molto da dire. Peccato che non ha 5 piede debole. Con 4 di piede debole non può valere 600k, a mio parere. Soprattutto a tre quarti o in attacco, come COD o ED li vale tutti, come COC o come ATT gli manca il 5 piede debole a questo prezzo. Considerando che molti lo potrebbero potenzialmente trovare nei pick, direi che è un'ottima carta. Da inserire in una Serie A dove le bridiamo tra italiani, considerando che molti hanno Gattuso Moments e così via, secondo me è un'ottima carta. Questa, se riuscite a beccarla nei pick, io lo prenderei, ragazzi. È una carta super, 99 agilità, 99 equilibrio, 96 dribbling, 97 accelerazione, 91 finalizzazione, forza fisica è quella che è, però lui è classico giocatore che non devi, cioè, deve sfuggire agli avversari, non deve essere sfiorato. Poi abbiamo Bafetimbi Gomis, 69 agilità, 67 equilibrio, 82 accelerazione. Move on. Amdallah, in questo riponevo qualche speranza. Speravo. Mi sembra che in passato avesse. Ditemi voi, ragazzi, anche nei commenti. Ma mi sembra che in passato una volta avesse. Mamma mia, guardate che cazzo i capelli che ho, ragazzi. Mamma mia, terribili. 3 mossa abilità, 3 di piede debole a questo punto del gioco, ragazzi.
mi sembra che qualche anno fa le avesse 4-4. Però figa, 99 finalizzazione, 99 posizione offensiva, 96 agilità, 91 forza fisica, 94 elevazione. Ha delle statistiche veramente incredibili. Avesse avuto 4-4 sarebbe costato molto di più perché costa 100k. Però non lo prenderei neanche come super sub perché terapia di debole e termostabilità, raga, lo prevedo 5 anni prima che uno va sul destro. Al tiro di esterno, che un minimo lo salva e può andare sul mancino a tiro di esterno, però ricordate che posizionarsi e tirare con l'esterno sul mancino ci vuole un attimino, e quindi date del tempo all'avversario per recuperare. Al tiro di precisione, quindi sa tirare da fuori, è forte di testa, è abbastanza alto comunque rispetto ai giocatori che girano. Ma è... cioè, rispetto a questa squadra è un fenomeno, però non è meta neanche lui. Diciamo che rispetto a tutti questi li scarterei uno a uno. Giovinco è il più forte, il secondo più valido è lui, che non so neanche come si chiama Anselmo, e poi forse Amdallah come terzo, e poi il resto, forse anche il quarto Petros, e forse lui è il quinto, anche se fa abbastanza schifo pure lui. Diciamo che è una squadra un po' così, e quindi... nulla. Però ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!